Ciao ragazzi, sono Elena dell'Informa Giovani. Vi presento le iniziative per il mese di novembre. Vuoi andare a quel paese gratis? Ti ci mandiamo attraverso lo sportello di consulenza all'Informa Giovani, dedicato al servizio volontario europeo. Ti potrà aiutare con informazioni utili per inviare la tua candidatura e dare consigli per scegliere il progetto più adatto alle tue esigenze. Giovedì 29 novembre alle ore 15 si terrà un incontro, sempre all'Informa Giovani, ad ingresso gratuito, con l'associazione Joint e i volontari che hanno partecipato al programma Gioventù in Azione. Durante l'incontro potrai avere tutte le informazioni attraverso le loro testimonianze. Se è un'organizzazione no profit, potresti essere interessato a ospitare dei volontari SVE in Italia. Lo SVE, infatti, ti dà la possibilità di ospitare giovani, spesso molto qualificati, all'interno della tua realtà. Tutte le organizzazioni no profit che agiscono in qualsiasi ambito, dal sociale all'ambiente, dalla legalità all'arte, possono accreditarsi per ospitare dei volontari stranieri dai 18 ai 30 anni, fino a 12 mesi, con un finanziamento dell'Unione Europea a copertura completa delle spese. L'associazione Joint ti aspetta all'Informa Giovani martedì 27 novembre alle ore 18 per raccontarti l'iniziativa. Milano per lo spettacolo Teatro stagione 2012-2013. 24 spettacoli per chi non sempre va a teatro. È un'iniziativa a cura dell'Ufficio Teatro e Danza. Presso la sede di Via Dogana 2 potrai ritirare il coupon che andrà presentato alla biglietteria del teatro e permetterà l'acquisto di un biglietto al prezzo ridotto di 3 euro. La prossima distribuzione per 4 spettacoli sarà giovedì 8 novembre dalle ore 10, la seconda giovedì 29 novembre dalle ore 15, sempre per 4 spettacoli. Info ONP. Prosegue all'Informa Giovani il ciclo formativo rivolto alle associazioni giovanili, ai gruppi informali giovanili milanesi e ai singoli, a cura dell'Associazione di Promozione Sociale Colore. Inoltre vi segnaliamo altre iniziative. L'importante è partecipare, un percorso di formazione sui temi della cittadinanza attiva e della trasparenza, responsabilità e partecipazione della pubblica amministrazione, organizzato dall'associazione Young Effect ed Action Aid, con il patrocinio del Comune di Milano. La partecipazione è gratuita. Volontari per un giorno 2012. Hai mai provato un'esperienza di volontariato? Diventare volontari per un giorno è facile. Basta partecipare a Volontari per un giorno, iniziativa che mette in contatto centinaia di associazioni con chi vuole provare un'esperienza di volontariato da ottobre a dicembre. Troverai tutte le informazioni consultando il sito. Starti impresa. È un corso gratuito rivolto a giovani che hanno difficoltà ad inserirsi o reinserirsi nel mondo del lavoro e desiderano iniziare una propria attività imprenditoriale. Indisciplinati. È una rassegna organizzata da Officina Film e Olinda con alcuni incontri sulla produzione indipendente. Il primo incontro si terrà l'11 novembre dalle ore 15 con Lilli e un cammino lungo un giorno di Filippo Ticozzi, un seminario con proiezione con l'autore. Da Elena è tutto, ci vediamo per le informazioni di dicembre. Ciao!